Sì, ci abbiamo creduto fino alla fine, i ragazzi non hanno mai mollato, credo, insomma, abbiamo pareggiata quasi a tempo scaduto, ma ci era capitato anche in precedenza con Cellino, un'occasione clamorosa, è stato bravo, insomma, a concretizzarla poi, però sicuramente è stata una partita difficile contro una buona squadra. Eravamo in controllo per quanto riguarda specialmente fino al 2-1, poi non sono stati bravi loro a approfittare delle nostre due ingenuità e poi soprattutto ha fatto un gran gol Tremolada e quindi insomma siamo passati secondo me sotto immediatamente e siamo stati bravi poi ad addirizzarla alla fine. Ecco, se l'aspettava comunque un Arezzo che aveva iniziato la gara anche con personalità, no? Nonostante voi arrivate ad Arezzo da primi in classifica con numeri anche in trasferta molto importanti. Sì, infatti noi tre gol sia in casa che fuori non avevamo mai subiti, merito a loro che sono stati molto bravi, e noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine, a non mollare mai e a portare via questo punto importante. L'unica cosa che dicevo anche in precedenza ai vostri colleghi, non mi è piaciuto l'atteggiamento finale dove hanno fatto sparire i palloni e molti giocatori si buttavano in terra perdendo tempo, credo che abbiano delle qualità importanti e possono vincere o pareggiare le partite in altra maniera, però ho grande rispetto di tutti, quindi ognuno a casa sua fa come crede. E tra l'altro era la prima volta che tornava ad avversario ad Arezzo, una piazza che l'ha vista protagonista sia da giocatore che da allenatore, le chiedo un po' anche la sensazione nel tornare qua al Comunale. Ma è una grande emozione, perché insomma ho tutti i ricordi belli, anche da poi da allenatore sono state giornate, ma terzo in classifica, poi abbiamo fatto la finale playoff, semifinale playoff, però ricordi principali insomma ce l'ho quanto riguarda quando abbiamo vinto il campionato di Serie D con Serse, con Graziani e poi insomma un pensiero anche a Lauro Minghelli che era un mio compagno e purtroppo come sapete tutti non ce l'ha fatta e quindi tante emozioni, però insomma fa parte del calcio essere anche ex, ha fatto piacere comunque di mente da tutto.